comune di Roma ha 23.000 dipendenti. Oltre a loro ci sono altri 37.000 dipendenti delle aziende capitoline. Stiamo quindi cercando di capire esattamente il funzionamento delle strutture, quindi quanti dipendenti cosa fanno, anche in relazione alle funzioni svolte dalle aziende del gruppo. Della commissione, prima battaglia, Daniela Tiburzi, visto anche il collega Di Castro. Oggi abbiamo fatto una commissione con tutti i vertici del comune, è probabilmente la prima volta che ciò è accaduto e sono emerse delle informazioni estremamente interessanti. La prima è che, anche a seguito delle continue sollecitazioni provenienti dal nostro gruppo, dalla nostra commissione, ci sarà una nuova revisione della struttura, diciamo della macrostruttura, ovvero sia dell'organizzazione complessiva del personale capitolino. Qua c'è un problema molto serio, le poche risorse di diciamo di qualità, ho sbagliato, perdonate, ma magari delle competenze importanti non vengono utilizzate nella maniera corretta. Quindi vuol dire che siamo molto lontani dall'efficientamento. Nel momento in cui io passo una persona, un dipendente anche ecco, da una struttura a un'altra, anche se a quel livello che lì viene richiesto, però credo che sia anche importante poi la formazione, visto tutto quello che sta uscendo del personale, no? Di Roma Capitale non è qualificato. Io credo che bisogna ripuntare sulla formazione del personale. Lavorava con me. No, deve andare. Lo sa cosa fa la ragioneria? Risponde alle telefonate sull'utilizzo dei computer e se ne vuole andare. No, io. C'è qualcosa che non funziona. Di voi avete impiegato 5 anni di tempo per effettuare una fotografia di tutti e 15 i municipi sostanzialmente, per rendere quelle che sono le loro funzioni, il loro funzionamento comparabile tra loro, giusto? Allora, questa metodologia è stata diciamo, individuata con un approccio sperimentale da un esiguissimo gruppo di persone, esclusivamente interno all'amministrazione, Quante e questo persone? anche 3 persone interno all'amministrazione che non erano dedicate solo a questo lavoro, ok? Per quanto riguarda il lavoro Sì. sui municipi, possiamo dire che è concluso. Sì. Appena abbiamo una mappatura, quindi può venire, che ne so, Nieri che ci dice abbiamo questo, così e così, e in aula, secondo me, che l'organo supremo che dovrebbe in teoria, fermo restando l'autonomia da legge ovviamente che hanno i dirigenti e che ha l'amministrazione, però forse sarebbe il caso di coniugare in questo momento, che forse è il momento ideale, la politica con i tecnici, magari un consiglio straordinario. Ancora in attesa del consiglio straordinario su Mafia Capitale, quindi come Sì, tu sai, collega, ecco, noi chiediamo poi sottoscritto per purtroppo. primo. La nostra macrostruttura ormai l'abbiamo rivista completamente, una parte delle cose che abbiamo comunicato oggi in commissione, anche questo lavoro che abbiamo fatto, e io penso che nell'arco di un paio di mesi Roma avrà una nuova macrostruttura. Ma lo sai che con l'ultimo bilancio sono di nuovo stati tagliati i servizi e aumentate le tariffe? Eppure è strano perché ho sentito dire che su un bilancio da circa 6 miliardi di euro, come quello del Comune di Roma, ci sarebbe 1 miliardo di sprechi. Ti pare possibile? Purtroppo sì, ci pare possibile, effettivamente siamo arrivati a 1 miliardo di euro di sprechi ogni anno che fa il comune. 1 miliardo. Caspita, è tanto. E com'è possibile? Per arrivare a ciò, cosa abbiamo fatto? Innanzitutto abbiamo acquisito i dati e poi li abbiamo anche confrontati con altre città metropolitane. Abbiamo visto anche la normativa e abbiamo anche analizzato la relazione sulle performance del 2013 del comune. Abbiamo visto che ci sono degli uffici, dei dipartimenti utili, importanti per i cittadini, al cui interno lavorano quattro gatti. Viceversa, abbiamo visto uffici, forse meno importanti nell'immediato per i cittadini, ma comunque con un numero elevatissimo di dipendenti, anche più di 800. Quindi chiediamo una riflessione seria a chi ne ha competenza, quindi dirigenti e assessore al personale, per arrivare, per pervenire a un'organizzazione migliore, quindi con minor costi, ma soprattutto con cittadini più contenti e soddisfatti. Per diversi motivi non siamo bravi a incassare, non siamo bravi a gestire,
il nostro patrimonio e poi c'è anche una disorganizzazione di fondo. Proprio di questo oggi ci occupiamo nella commissione revisione della spesa. Andiamo a incontrare, questa è la prima volta che accade, i vertici del comune e tutti i direttori apicali per vedere come sono organizzati i 23.000 dipendenti, per vedere se c'è una buona distribuzione del personale negli uffici, uffici che servono ai cittadini. Beh, ma sicuramente allora questo sarà un problema comune anche alle altre città d'Italia, per esempio Milano, dai. A Milano abbiamo fatto una formale richiesta e ci hanno risposto, tra l'altro ci hanno risposto anche nei termini, sono stati più veloci di alcuni uffici capitolini. Abbiamo fatto anche un confronto con Milano, dove però sono molto meno, sembrano offrire più servizi e l'allocazione è sensibilmente diversa. Più efficienti quindi? Temo di sì.